Natale nelle nostre case non vuol dire soltanto presepe, albero di Natale, ma anche stelle di Natale e non solo. Ed è per questo che è tornato Fabiano Oldani. Oggi ci insegnerà come curare le piante durante questo periodo di Natale e c'è un aiutante d'eccezione, Sergio. Sergio, benvenuto. Grazie. A Detto Fatto. Sergio, grazie. È la testimonianza di quanto il bene faccia bene. Sergio infatti è diventato un volontario della comunità di Sant'Egidio che si occupa di aiutare i più bisognosi. E tra il pubblico, tra l'altro, fatemi salutare però anche Manuela e Niccolò, sono due volontari e tra l'altro quest'anno la comunità di Sant'Egidio è super presente a Natale perché sarete presenti in più di 100 città? Sì, perché stiamo organizzando il pranzo di Natale che organizziamo ogni anno con anziani senza vista dimora, disabili e persone che sono in difficoltà. In 100 città d'Italia però? In 100 città d'Italia e anche nel resto del mondo. Ed è un po' un luogo dove si riesce ad essere famiglia per chi famiglia non ce l'ha e si riesce a sedersi tutti attorno alla tavola dell'amicizia, che è quello che è essenziale. Però attenzione, per preparare questi pranzi di Natale in tutte queste città, in tutto il mondo, c'è bisogno però del nostro aiuto, perché bisogna comprare il cibo, bisogna cucinarlo, bisogna almeno pagare il passaggio, cioè quando arriva il volontario poter pagare la trasferta, giusto Sergio? Giusto. E quindi bisogna mandare degli sms al 45568, facciamolo, così anche se fisicamente non possiamo essere lì quel giorno e aiutare la comunità di Sant'Egidio, lo possiamo fare però in questo momento mandando degli sms a 45568. Avete tempo fino al 25 dicembre, quindi insomma c'è tantissimo tempo. Diamo subito il pollice nero con una pianta che è l'agrifoglio. Quando parliamo di pollice nero, cioè questa pianta, vuol dire, Sergio, che va bene anche per quelli negati come me. Anche te, no, sei negato? Mi piacciono, però purtroppo ho poco tempo da dedicare alle piante, perché ci sono, secondo me, prima ci sono altre cose da fare. Ci penserò io oggi a stare. Amo molto le piante, però amo soprattutto le persone che hanno necessità, quindi il tempo cerco di dedicarlo a una cosa. Comunque guarda Sergio, basta comprare un agrifoglio e il gioco è fatto. Perché dico così, Fabiano? Vediamo l'agrifoglio. Aiutami Sergio, per favore, perché oggi fra i vari simboli del Natale non ci sono soltanto presepi, alberi di Natale, ce ne sono altri che qualche volta sono un po' meno ricordati. Ilex aquifolium, l'hai chiamato tu agrifoglio, pianta che è un'icona natalizia, direi, perché foglia variegata, foglia verde, produce le bacche colorate. Ne vediamo qualcuna, poche, perché con l'autunno così caldo è stata un po' tardiva la maturazione. Ma per questo non abbiamo le bacche rosse. Ce ne sono, ma guarda, sono tutte un po' verdine, sono tutte un po' gialline, non sono ancora perfettamente maturate. Dobbiamo travasarlo? La trapiantiamo perché pensiamo sempre al futuro delle nostre piante. Noi vogliamo bene la natura, bene le piante. Cerchiamo di mettere 10 centimetri in più di diametro del vaso precedente. Picchia sul varo, Sergio. Sì, sì. Bravissimo. Sfiliamo la pianta e andiamo a posizionarla nel nuovo contenitore. Adesso mettiamo la terra. Dando nuova terra e nuovo spazio alle piante, daremo anche nuova vita, una possibilità per il futuro. Direi che è una cosa che sposa tantissimo anche la vostra filosofia. Aiutare il prossimo, noi lo facciamo così, mettendo le mani nella terra. Esatto. Sì, sì. Beh, lo vedo a suo agio, Sergio, Sergio, che ha sempre condotto una vita normalissima. Lui lavorava in una raffineria, prima a Livorno, poi è partito anche in Arabia Saudita. Nel 1998, però, nel giro di pochi mesi, Sergio perde sia il padre che la madre. Quindi praticamente ho perso i punti, io che ero un mammone veramente, in tutti i sensi della parola, ho perso i punti di riferimento. E cosa succede nella tua vita? Succede che ho cominciato a fare il randagio, nel senso che non sapevo più né io, né chi ero, né cosa fare, ripeto. Però. E quindi perdi la casa, perdi il lavoro, perdi tutto? Perdo tutto. E quindi ho cominciato a fare il gioco e ho cominciato a girare e sono venuto a Roma. Sono venuto a Roma, un motivo c'è, perché conoscevo già Roma e so che perlomeno il clima è tale per cui avrei... Cioè potevi vivere per strada? Dove dormivi la notte? Dove capitava, i primi tempi dove capitava, veramente. Ma non avevi paura di dormire in mezzo a una strada? Tu che eri abituato ad una casa? No, perché praticamente
tra le persone che dormono per strada c'è subito una soprattutto comunella, c'è subito raramente ci si aiuta. Uno, raramente, cioè la stessa persona che magari in altro momento si comporta diversamente, quando vive per strada e incontra un suo simile, a un panino lo divide, ne fa mezzo per uno, non è, nasce poi una comunità. Comunità veramente che non è facile trovarla in altri momenti, anche con le stesse persone. Fatto sta che Sergio, da una vita normalissima, perde i punti di riferimento e comincia a diventare, l'ha detto lui, un randaggio. Lui prima, quando l'ho incontrato, ha detto: Catina, però sempre... Sempre nei limiti della legge. Nei limiti della legge, io non ho mai fatto cose fatto brutte. Niente, no, perché grazie a Dio ho avuto dei genitori che mi hanno dato un'educazione. Per e cui, rispetto per gli altri. Rispetto sì, per gli altri... Per tutto, per gli altri e per le cose. Però per come si è salvato Sergio dalla strada? Lui ricorda ancora quel panino che gli è stato offerto, dove? No. Sotto la metropolitana sotto Vittoria. Di piazza Vittorio. Ma non è, poi non è neanche tanto per il panino, perché francamente... Perché non ti mancava il cibo. No, a Roma quel panino perché era importante? Il cibo non manca mai. Ma è importante perché quei due ragazzi, due giovanotti della comunità di Sant'Egidio, hanno aperto un dialogo con me, cioè mi hanno fatto sentire in poche parole una tolta una persona, non un invisibile, capito? E quindi mi hanno messo subito a mio agio, poi tra l'altro in maniera estremamente gentile mi hanno invitato. Cioè, Sergio, tu ci stai dicendo che basterebbe fermarsi davanti a quelle persone che si sentono invisibili per la società? Sì, perché molte volte non hanno bisogno del pane, ma soffrono enormemente di solitudine, perché, ripeto, le persone quando le incontrano, non tutte grazie a Dio, ma tante cambiano strada o si allontanano, perché per 100.000 ragioni, forse perché gente che, non tutti, ma tanta gente ha litigato con l'acqua, per cui sai, non è che insomma sono piaceva tante volte andare lì, ci vuole un po' di... Capite? Grazie alla comunità di Sant'Egidio, Sergio ha ripreso di nuovo a vivere, ha ripreso la sua dignità e oggi è diventato lui volontario della comunità di Sant'Egidio, che può fare delle cose bellissime, ma anche grazie al nostro aiuto. Quindi mandate messaggi, donate a 45568 e noi ti doniamo l'agrifoglio, Sergio. Allora, Fabiano, l'abbiamo travasato, abbiamo messo il terriccio, adesso non ha bisogno di cure, lo lasciamo così. Semplicissimo, anzi, mi dai la mano intanto, per certamente, favore, Sergio, lo spostiamo. Lo possiamo mettere un po' dovunque, al sole e all'ombra, non teme il caldo, non teme il freddo. Dobbiamo soltanto ricordarci di bagnarlo a cavallo degli inverni poco piovosi, perché le piante sempreverdi consumano a cavallo dell'inverno. Poi estrema semplicità nella manutenzione. Null'altro che non ricordarci dell'acqua e di un pugno di concime ogni 3 mesi in primo. Allora, vediamo graficamente, così ci ricordiamo tutto. Allora, compriamo un agrifoglio, l'esposizione va bene un po' ovunque, l'irrigazione moderata e il gioco è fatto. Andiamo avanti con i pollici, però. Arriviamo al pollice giallo, cioè per chi insomma è così, bravino. E procediamo con una pianta che darà un tocco di colore ai nostri balconi, sì, perché sempre dell'esterno andiamo arredando. Questa è l'elleboro, è una pianta di elleboro chiamata anche rosa di Natale. Si chiama così non perché sia una rosa, ma perché nella maggior parte delle varietà fiorisce a cavallo del periodo di dicembre. In realtà partono a settembre, finiscono a febbraio, ma questo è. E la trapiantiamo non in una, ma in due vaschette. Sì, perché ne abbiamo una anche per Sergio oggi. Olè. Allora Sergio, trapianto per questo è estremamente facile, devi semplicemente stare attento alle radici che sono delicate. Delicate, sì, queste. Sono una radice rizomatosa, dunque in grado di assorbire nutrienti e di generare nuova vita. Nella maggior parte dei casi si consiglia di afferrare la pianta per la vegetazione aerea senza toccare la radice e via nel terreno. Vai. Vai Sergio, ti piace questa pianta? Molto. Questo però per chi ha il pollice giallo, cioè deve essere un po' bravino. Perché deve essere bravino? Un po' bravino perché dobbiamo evitare gli stress da troppa poca acqua, dobbiamo evitare i ristagni perché la radice rizomatosa ne può risentire, abbiamo bisogno di un'esposizione un po' più curata durante la primavera estate. Direi che questo sicuramente è un momento più facile. Quindi dove la mettiamo adesso, al balcone però? Per il momento la mettiamo in esterno, va sempre bene sia al sole che all'ombra, ci ricorderemo per la prossima estate. Non soffre freddo? Direi che magari è meglio evitare le nevicate che permangano sulla vegetazione, perché tendono a congelare il tessuto. Mettiamo anche un'altra qui. Esattamente, due. Quindi allora... Abbiamo scelto anche... Vai!
Deve essere leggera, una leggera umidità costante. Ora non è così facile da capire. Che vuol dire una leggera umidità costante? Se non piove, diciamo che si può bagnare con un paio di bicchieri d'acqua alla vaschetta ogni 5-7 giorni. In caso di pioggia ci pensa il tempo a mitigare. In caso Quindi di se piove pioggia, non dobbiamo aggiungere l'acqua? No, veramente no. In caso di eccessiva pioggia magari, ricordiamoci di metterli sotto tetto. Va bene. Dai Sergio, mettiamolo al balcone. Vai, una a te e una a lui. Oh, preoccupiamoci Perfetto. Sempre appunto trovare la posizione all'esterno. Fatto pollice nero, pollice giallo, arriviamo a pollice verde ed è l'amata stella di Natale, perché la stella di Natale è molto delicata, non è per niente semplice e lui insiste un po' come con le orchidee e dice: Caterina, lo dice anche a tutti noi, conservatela perché l'anno dopo il fiore rispunta. Io ora ne ho acquistata una bella grande. In effetti quella amata sapeva un po' di sarcastico, perché so che tante volte può essere difficile conservare le stelle di Natale. Ricordiamo anzitutto che poi insetti a stella di Natale in tantissime colorazioni, oggi ne abbiamo soltanto due, ma veramente ce ne sono a decine. Ecco, quando la acquistiamo dove la dobbiamo mettere? Dove la dobbiamo mettere? Sicuramente in casa, a meno che le temperature esterne non siano sopra i 10-12 gradi. Poi evitiamo magari di metterla... Quindi fuori alla porta di casa non va bene, perché lì fa freddo. Allora, non teme le temperature se non sotto i 5 gradi. Dunque la possiamo, e anzi consigliamo, di metterla al fresco e non al caldo, lontano dalle fonti di calori. E anche lì una leggera umidità costante, che significa non aspettiamo troppo tempo tra un'irrigazione e l'altra, ok? Questo è un altro degli errori più comuni che viene effettuato e dunque ci porta a pensare che o c'è il pollice verde o sta stella, qualche fatica la può avere. Perfetto, infatti l'abbiamo riassunte così, i due errori più eclatanti che si fanno con le stelle di Natale. Oh, Sergio stava per trapiantarmela. La stella di Natale si può anche trapiantare, il momento necessario per un trapianto sarà febbraio, per oggi caro Sergio ci accontentiamo di metterla in un contenitore Sergio. Colorato. Oggi no. Lo possiamo scegliere a gusto e piacimento per abbinamento. Quindi con quando la trapiantiamo? A febbraio. Potrebbe essere tra febbraio e marzo, sì, perché è il momento in cui smette la brattea di continuare la colorazione, i ciazzi sono portati ad apertura definitiva e riprende con la sua vegetazione. Dunque entro quel momento lì trapianto. Perfetto. Ad oggi invece Sergio portiamocela sul davanzale della finestra. Vai, mettetela lì. Vai. Ecco, quindi quando compriamo o ci regalano una stella di Natale ricordiamo di non mettere la luce diretta e l'irrigazione deve essere leggera e costante. Intanto abbiamo addobbato anche il nostro balconcino e ringraziamo Sergio e la comunità di Sant'Egidio, perché grazie a loro e grazie anche al nostro aiuto inviando sms al 45568 tante persone che a Natale non hanno famiglia, non hanno una casa, non hanno cibo, poi potranno avere un Natale diviso. Poi specialmente il giorno di Natale. Tutti i giorni sono brutti, ma passare a soli il giorno di Natale non l'augura nessuno. Grazie, Sergio. Bravo. Io di preferenza per dire una labbra per sempre sola. Era brutto. Veniva lucciconi, guarda. Grazie, grazie Niccolò, grazie Emanuele, grazie a tutti i volontari della comunità di Sant'Egidio, perché fanno un lavoro, lo ricordiamo, non solo a Natale, ma tutto l'anno. Le pagelle di Gesù, grazie Sergio, grazie Fabiano.